Bentornati ragazzi, sono Giovi Spo dello staff di Noi Malati di Foot, benvenuti nella player review di Antoine Griezmann SIF Upgrade. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti passate da Bitcoins FIFA, troverete il link e il codice coupon malati15 qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Antoine Griezmann, attaccante francese dell'Atletico Madrid, nella sua versione Upgrade Second in Form. Nella sua versione base è un'ala sinistra e io sinceramente lo preferisco attaccante. Questa carta mi è piaciuta di più della sua versione 84 SIF, perché mi sono trovato davvero bene, così come con la Lacazette SIF Upgrade. Comunque partiamo dalla prima cosa che a molti interessa di un giocatore, la velocità. Bene, se cercate un giocatore veloce fa il caso vostro, con 88 di velocità suddiviso in 88 velocità scatto e 88 accelerazione. È veloce e lo noterete sicuramente perché riesce a seminare i propri avversari con facilità. Il suo tiro è veramente buono, con 89 sulla carta, con 99 di piazzamento, 92 finalizzazione, 87 potenza tiro, 81 tiri dalla distanza, 94 tiri al volo e 74 rigori. Assolutamente vero quel valore di finalizzazione, perché sotto porta sbaglia poco. È anche ottimo il suo piazzamento, perché si trova al posto giusto quando serve. Una potenza tiro buona, così come i rigori e i tiri dalla distanza. Tiri al volo non ne ho fatti, quindi non posso dare una mia opinione. Suo dribbling noterete di sicuro, sa dribblare in maniera ottima e trova, secondo me, la sua vera essenza, il suo punto forte nei dribbling stretti, quelli nel quale occorre avere un ottimo controllo palla. E parlando di numeri, lui ha 88 di dribbling con 93 agilità, 74 equilibrio, 85 riflessi, 85 controllo palla e 81 dribbling. Da notare anche la sua ottima agilità, soprattutto nel dribblare l'uomo. Valore di equilibrio giusto, perché tende a perdere d'equilibrio soprattutto nei contrasti. Con l'85 di controllo palla per me è falso, perché ne dimostra di più. Sì, in alcuni controlli palla non è il massimo, ma quando deve dribblare lo fa tenendo la palla attaccata al piede. Poi bisogna considerare anche le sue 4 stelle skill, che sono la ciliegina sulla torta. Purtroppo questo giocatore ha delle pecche piccole, non grandissime. La più rilevante è la sua forza fisica, solo 66 sulla carta, che in game riscontrerete. La seconda è il suo colpo di testa, con 82 elevazione e 75 precisione di testa. In molte occasioni non riusciva a prenderla di testa, saltava ma non riusciva a prenderla di testa. Ha dei buoni passaggi, con 79 generale suddiviso in 77 divisione, 85 cross, 77 passaggi corti, 79 passaggi lunghi e 87 di effetto. Quindi riesce ad essere un buon assist man e le statistiche lo dimostrano. Poi quell'87 di effetto si sente anche nei suoi tiri a giro, che sono buoni, così come i suoi calci piazzati con 73 precisione su punizione. Non sono perfetti, ma accettabili. Ha un work rate alto-medio, quindi buono per un attaccante. Io l'ho usato in coppia con la Lacazette SIF Upgrade, come avete visto all'inizio video, in un 4-1-2-1-2, ed insieme spaccano tutto. Lo stile intesa con il quale l'ho utilizzato è il cacciatore, che aumenta più 3 di tiro e velocità, perché l'ho preso direttamente con quello stile. Ma io vi consiglierei qualcosa che aumenti il suo fisico e casomai il suo passaggio, oppure di optare per un più 3 di dribbling e di tiro. Riassumendo, pro dribbling stretto, agilità, controllo palla, 4 stelle skill, finalizzazione, piazzamento e velocità, contro forza fisica e colpo di testa. Il mio voto per questo giocatore è un 8,5. Concludendo, questo è un giocatore forte e mi sono divertito nel provarlo. Se avete crediti e volete qualcuno che vi aiuti a vincere le partite, vi consiglio di prenderlo. Dunque ragazzi, questo era il video della play review con le mie opinioni. Se voi avete opinioni diverse o simili alla mia, vi invito a commentare questo video. Non dimenticate di passare dal nostro canale, di vedere questo canale, di guardare anche le nostre scorse review, come la review di Griezmann SIF 84
Dunque ragazzi, non dimenticate il mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia e vi rimanda ad un prossimo video. Ciao ragazzi!